E finalmente, dopo tanto tempo, dopo la pandemia, siamo ritornati a Durlo di Crespadoro, qui, provincia di Vicenza, a trovare il nostro amico Luigi Rossetto. Ciao Luigi! Ciao Andrea, carissimo, ben arrivato, ben ritrovato. È un piacere essere qui con te quest'oggi per parlare di questa mostra. Quest'anno devo dire una mostra che unisce i tuoi quadri e anche quelli di tua figlia. Sì, anche l'anno scorso avevo mia figlia, anche quest'anno penso che anche in futuro avremo sempre la mia cara figlia. Ha presentato gli acquerelli, ha avuto un buon riscontro, anch'io ho avuto un buon successo con la mia mostra che è partita da giugno, dai primi di giugno a fine ottobre. Dico la verità che c'è stato un riscontro di pubblico e non solo. Quindi diciamo che la gente è ritornata anche in montagna, è ritornata a trovarti quest'anno. Sì. Sono ritornate anche persone che erano tanto che non passavano, sai, la vita, le cose, il tempo cambia, il tempo. Passano sempre persone. Bellissimi quadri che abbiamo visto in esposizione. Ci puoi un po' raccontare a che cosa stai lavorando in quest'ultimo periodo? Beh, ho fatto qualcosa per qualche concorso, dico la verità, quest'estate mi sono dato alla passa gioia, non ho lavorato quel granché, ho, come si dice in gergo, riposato, mi sono fatto dei bei relax, anche perché il caldo che c'era non permetteva di eseguire, di fare, almeno a me, non ero capace di lavorare con troppo caldo. Poi, beh, tra le novità so che ce n'è una bellissima perché sei diventato nonno. Oh, beh, quella è la più bella, una bellissima sorpresa. Sono diventato nonno di un bambino di nome Francesco, bellissimo. Sono felice anche per mia figlia, mio genero. Tutti noi in famiglia abbiamo gioito che non si sa quanto per avere questo bambino. Ecco, siamo veramente felici. Questa mostra proseguirà fino al mese di ottobre, diciamo un po' di più rispetto al solito. Quest'anno c'è la possibilità anche per chi vuole arrivare per l'autunno Sì, di venire a l'anno trovarti. scorso pensati che l'ho fatta a fine novembre. Era uno studio, come si può dire, per vedere come andava anche la mostra, riscuotendo successo che c'era un bel andirivieni di pubblico, soprattutto alla domenica. Allora ho tenuto aperta fino a novembre, però non vale la pena. Novembre, tra l'altro quest'anno ho un concorso nazionale qui a novembre, impregnato su Suore Germana, che è nativa qui di Durlo, e allora è un concorso imbastito a livello culturale, artistico e soprattutto di degustazione culinario. Beh, quando si parla di Suor Germana si parla di ricette, come hai ricordato, era originaria proprio di questa zona, di questo paese. Sì, era originaria circa di 200 metri da qui è nata. Lei da giovane andava su nei monti a raccogliere il tanaceto riccio, raccogliere le erbe, quelle più strane, quelle più buone. Andava assieme a una donna che aveva i mostaci e si chiamava Solidea. Una donna che viveva in una contrada qua, è stata l'ultima lavandaia delle Alessinie, questa donna. Ha lavato i panni fino quasi qualche giorno prima di morire. È quella donna là in fotografia. Ecco. Quindi l'hai conosciuta tu, Sor Germana? Sì, è venuta qua, io non sapevo che era lei, ma era dietro qua. C'era un campo un giorno e lei era lì che raccoglieva le margherite che è venuto fuori da Torino.
raccoglieva le margherite, tanto che dal vestito, dal tallare che aveva, era un colore indaco, copricapo bianco. Ho detto, ma che strano, di solito qui girano le Dorotee, però ho chiesto, ma scusi, si è girata? Ma lei è suora germana? Sì, sono io. Allora ha detto, venga che le abbraccio, venga giù nel mio studio e poi gli faccio il caffè. E poi si è andati a mangiare all'agriturismo che c'era qua, poi l'ha accompagnata in macchina fino alla stazione. In quel frangente era in contatto diretto con la RAI, che aveva un'intervista proprio in diretta. Ecco. Quindi bella emozione, devo dire. Beh, è stata sono certo che questa donna ha fatto tanto, tanto, anche troppo del bene a Torino e nei dintorni. È stata una donna generosissima. Dicevi prima, c'è un concorso legato a Suor Germana quest'anno, quindi ce ne vuoi parlare, Luigi? Sì, l'idea è stata lanciata da vari artisti, compreso anche uno chef e altre persone, per omaggiare, diciamo così, il paesino di Durlo e la presenza di Suora Germana, che è nata qui. Allora, verrà fatto un'esposizione di opere che arriveranno da tutta Italia, si pensa, si spera, poi non si sa quante. Chi vincerà questa gara verrà intanto ospitato una sera qui a cena, in base al piatto ufficiale che verrà fatto da uno chef. E poi l'opera meritevole, la prima, verrà riprodotta in affresco da vari affrescanti. Ecco. Quindi fino a quanto tempo? Allora, potenzialmente dal 25, mi sembra, di ottobre fino al 25 di novembre, verrà sabato, la domenica solo, uh-huh. Verranno esposte le opere, sarà aperto al pubblico. Ecco. C'è una data limite anche per partecipare, per inviare le opere? Diciamo così che le possono mandare fino al 15 di novembre, uh-huh. Ecco, non oltre. E per partecipare, anche quelli che ci stanno vedendo e ascoltando, come possono partecipare fare? La partecipazione è gratuita, l'opera, tra l'altro, le varie opere verranno... se è possibile, il ricavato di queste opere, se verranno vendute, andranno alle scuole medie di Crespadoro, per i ragazzi di Crespadoro. Ecco. Quindi una... scopo benefico, se non lo vogliono loro, andremo a qualche altro ente caritatevole. Ecco. Non c'è nessun problema. Quindi invitiamo anche artisti che vogliono partecipare. Locali, ma anche da qualsiasi, anche senza cornici, le possono spedire via posta, no? O chi le vuole portare, c'è il numero di telefono 335-836-7709. È il mio numero di cellulare, mi possono chiamare, che ci mettiamo d'accordo per la consegna delle opere. Ecco, sappiano che le opere, una volta donate, perché vengono donate, rimarranno al comitato per ricavato, che andranno alle scuole medie. Nell'eventualità che non vanno vendute, vanno lo stesso alle scuole medie o qualche altro ente che ne ha di bisogno. Perfetto, quindi una bella opera benefica in ricordo di Suora Germana. Di Suor Germana, un personaggio che ancora dopo anni, devo dire, tutti ci ricordiamo. Sì, perché ha fatto tanto del bene a quelle suore. A Torino io conosco delle persone che il bene che ha fatto quella donna non si sa quanto, a quante persone. Questa donna nella sua vita ha fatto tanti soldi. Io non posso sapere, non mi interessa quanti, ma so per certo che ne ha fatto tanti con la De Agostini e Compagnia Bella, che ha lavorato illustrando ricette e Compagnia Bella,
e ha fatto oltretanto del bene a persone bisognose. È stata una donna molto generosa e brava. Luigi, io ti ringrazio per averci ospitato all'interno di questa mostra e ci vediamo l'anno prossimo, quindi con quella che sarà. Certamente sarò lieto di ospitarvi anche l'anno prossimo, è un onore mio avervi voi di Radio Container, tu Andrea, e l'anno prossimo senz'altro è una tappa d'obbligo. Io ho deciso da anni che non mi muovo più per fare mostre in giro, per salvo che non mi chiamano chissà dove, gratuitamente. Io non pago più per l'arte, devono darmi loro i soldi a me, non sono presuntuoso, ma è la storia, è così. E vi aspetto, un abbraccio grandissimo a tutti voi. Grazie. E anche ai radio ascoltatori di Radio Container. Grazie a Luigi Rossetto. Grazie a voi.